parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 3.300 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e dovete partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Si tratta di un Rimor Koala. Allora vi lascio il link in descrizione così potete vedere l'annuncio. Parliamo del Rimor Koala 100, il mio camper, diciamo uno dei miei preferiti, veramente molto bello. Poi soprattutto quando c'è un camper del genere sono veramente contento di realizzare un video, cioè secondo me c'è anche molta più soddisfazione, perché a volte sì, ci stanno anche altri camper che non so, alcuni modelli che sì, sono belli, però non mi fanno, per dire, impazzire come questo o come alcuni specifico. Allora, parliamo comunque di un camper abbastanza compatto, ci troviamo con una dimensione intorno ai 5,80 m, 5,90 m, veramente compatto, anche se all'interno ha un buono spazio, lo vedremo comunque tra poco. E vi dico, questo è un camper di fascia economica, però secondo me anche con qualche chicca che non è male, anche essendo un camper di fascia economica. Di solito il Rimor Koala 100 ha un tipo di disposizione classica, che di solito è formata dalla cucina sulla sinistra, vabbè, poi prima dinette, seconda dinette, una dopo l'altra e bagno sulla sinistra. Invece questo qui ha un tipo di disposizione leggermente diverso. L'abbiamo già visto una volta, credo 2 anni fa, sempre su un Rimor Koala. Ovviamente il modello era il suo, però anche un Elnag Clipper montava questo tipo di disposizione. Quindi, entrando sulla sinistra, cucina con frigorifero trivalente, lavandino, i due fuochi, poi abbiamo la nostra dinette principale, e poi entrando sulla destra abbiamo un armadietto, e giù in fondo sulla sinistra, praticamente sempre collegato con la cucina, perché comunque è veramente ampia, pure un buon piano d'appoggio, abbiamo anche la stufa della truma. Giù in fondo abbiamo un letto trasversale singolo, che se avete dei figli fate una modifica, potete costruirvi praticamente un letto a castello. Poi abbiamo il bagno, WC, piatto doccia e lavandino, comunque un bagno già di buone dimensioni, abbastanza ampio, anche se non ha la doccia separata, però offre un buon spazio interno. L'unica cosa che non vedo in questo modello, in questo bagno, non ha la finestra, quindi credo che abbia l'oblò nella parte superiore. Vari cassetti nel camper, comunque si vedono che sono abbastanza ampi. Poi abbiamo la nostra mansarda, che adesso non si vede perché è coperta, tutta la parte del tetto berlinata molto bella di questo Rimor Koala, e per il resto nella parte interna credo che non c'è altro da dire. Passiamo a parlare un pochetto della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica for transit 2005 diesel aspirato, 77.000 km, trazione posteriore, e questo camper del 1990. Esternamente si trova in buone condizioni di verniciatura, sia dalla parte della cellula sia dalla parte della cabina. Della parte della cabina esternamente non si vedono punti di ruggine, quindi è una cosa positiva. E poi come accessori esterni non vedo niente, l'unica cosa che sono rimasti praticamente gli attacchi, se vedete nella parte di lato del tendalino esterno, forse è stato smontato, però tipo porta, bici, scaletta per salire, pannelli solari, non è stato specificato niente, e poi comunque non si vedono questi tipi di accessori. Allora, l'unico lavoro da fare dalla parte meccanica che vi voglio specificare, perché è stato scritto dalla proprietaria in descrizione, poi comunque quando andate a vedere l'annuncio leggete tutto, che praticamente c'è l'alternatore o da cambiare o da riparare. E secondo me la migliore cosa è da cambiare, non ha un costo così elevato come altri tipi di lavorazioni, e magari ne andate a comprare uno nuovo che è meglio, così vi durerà anche molto di più nel tempo. Però penso che tra comprare l'alternatore, magari non comprate quello originale della Ford perché penso che costi veramente tanto, uno commerciale però di una marca buona, non so, tipo Bosch, marche comunque importanti, buone, e penso che circa con tra manodopera e comprarlo, circa con 200-250 euro, massimo 300 euro, cioè riuscite a ripararlo, sicuramente anche molto di meno. Poi se volete farlo riparare, fate riparare sicuramente le spazzole che sono consumate e lì risparmiate anche qualcosina. Poi non ha grandi problemi, soltanto questo è il problema principale, e penso l'unico, perché è stato specificato solo questo problema, perché per il resto di meccanica ha scritto la proprietaria che si trova in buone condizioni. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo fantastico Rimor Koala 100 vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tantissimo. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici e con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.